Ultima puntata della rubrica Perugginità. È con noi il direttore generale, responsabile del progetto Academy e responsabile della scuola calcio, il direttore generale Mauro Lucanini. Salve direttore. Buongiorno. Non possiamo che partire dall'Academy Cup svoltasi sabato 6 e domenica 7 giugno, che ha segnato un successo straordinario. Ormai il progetto Academy sta raggiungendo dei numeri importanti e credo che per lei sia certamente motivo di grande orgoglio, essendone il responsabile, insomma il promotore. Lo stesso presidente nell'ultima conferenza stampa ne ha fatto tutti gli elogi del caso. Quali sono le caratteristiche che deve possedere una società per affiliarsi al Perugia Calcio e soprattutto quali vantaggi può portare un'affiliazione con chi vuole entrare in questo progetto? Beh, innanzitutto diciamo che è importante che in questo progetto Academy ci si veda dall'inizio. È una famiglia, questo forse è il segreto principale di quello che ci ha portato ad avere un successo, chiamiamolo così, graduale. Abbiamo iniziato con pochissime società e le stesse società hanno fatto un passaparola che appunto ci ha permesso alla giornata dell'Academy Cup e della selezione di dimostrare che questa famiglia poi è viva e soprattutto ha dei risultati positivi nei confronti delle famiglie e dei bambini. Le caratteristiche principali sono queste, perché quando nel calcio riusciamo a fare tutte le cose in un modo così semplice, lineare, soprattutto in fantasia e divertimento, credo che sia la cosa più importante, anche perché parliamo di bambini, quindi per noi questo aspetto è fondamentale. La società chiaramente all'inizio ha sempre un po' di titubanza, un po' di stupore nel sentire parlare di questi progetti, però devo dire che è l'artefice principale del progetto, perché lo segue e ha tanta voglia soprattutto di confronto. Noi con questo confronto siamo riusciti a crescere anche noi e abbiamo ottenuto il risultato della terza edizione abbastanza importante e vorremmo continuare su questa strada. Domenica abbiamo visto tante famiglie e tanti bambini e quindi per lei sarà sicuramente un motivo di grande orgoglio. Quanto è legato agli aspetti proprio educativi e comportamentali dei ragazzi, soprattutto alla luce del fatto che non c'è stato un vero e proprio vincitore, ma sono state premiate tutte le società partecipanti? Ti ringrazio che hai iniziato questa cosa, perché forse per me magari sembrava un botto, un'emozione, il fatto di dire non c'è un vincitore, perché poi fondamentalmente nella giornata ha vinto la famiglia, ha vinto il bambino, ha vinto il bambino, ha vinto la società, ha vinto lo sport, la fantasia, il divertimento, ha vinto tutto. Per quanto riguarda il discorso di importanza dei bambini, delle famiglie, è fondamentale. Oggi viviamo un contesto dove se non ci fosse loro il calcio e gli altri sport non avrebbero modo di esistere. Escludiamo la solita frase che i genitori a volte possono dare dei problemi. I genitori ci aiutano a mandare avanti questo sistema e soprattutto i genitori bisogna soprattutto educarli, dare delle regole come noi riceviamo regole da loro. Quindi questa è una cosa secondo me fondamentale per lo sport italiano, lo sport europeo, soprattutto per quello che è il nostro progetto. Parliamo un po' anche di tecnica, perché l'Academy Cup è stata anche l'occasione per fare il resoconto di un'intera stagione e della dimostrazione del metodo football game che è usato anche dalla scuola calcio del Perugia. In questi due giorni di torneo, quali sono state un po' le sue sensazioni? Parlavamo con i responsabili tecnici, perché nella nostra famiglia abbiamo logistici, tecnici, website, abbiamo di tutto, quindi la struttura è abbastanza importante, ma soprattutto con i tecnici parlavamo che quando abbiamo iniziato questo percorso nella scuola calcio, che è iniziato il percorso dell'Academy, il fatto di aver creato questo football game, che poi positivamente parlando non è altro che una metodologia racchiusa in tre situazioni come cover coaching, giochi semplificati, giochi di posizione, abbiamo visto che gli istruttori hanno cercato di trasmettere queste conoscenze ai propri ragazzi e si è visto qualcosa di importante. Questo per noi è stato un traguardo eccellente, perché anche la società che ha affiancato noi lavora in un contesto ideale per il bambino. Quindi il football game lo porteremo avanti cercando di dare ancora modifiche e poi mi nascondo che
a distanza di 3 anni abbiamo visto bambini di queste società che inizialmente avevano delle difficoltà nel giocare, nel possesso palla, nell'individualismo dell'uno contro uno, insomma tante situazioni che adesso hanno dimostrato avere una padronanza differente. Quindi chissà se per questa società riusciamo poi ad avere un campioncino per il Perù. Veniamo quindi ai campi estivi organizzati dalla Football Academy in collaborazione con sempre con le società affiliate. Questa sarà un'altra occasione comunque per coinvolgere i bambini in attività formative, istruttive. Sì, il campo estivo per noi ha sempre il solito slogan, fantasia, divertimento e anche calcio, perché comunque facciamo calcio, non lasciamo la nostra metodologia, però in questi giorni vorremmo che i bambini faccia aggregazione e soprattutto abbia uno spazio principale per loro di una giusta vacanza, quindi 7 giorni di vacanza. Abbiamo deciso di allargare le sedi, perché inizialmente si pensava di rimanere sul nostro territorio, invece con richiesta delle società affiliate abbiamo fatto anche Toscana, abbiamo fatto Lazio, facciamo Umbria e devo dire che in futuro abbiamo anche l'intenzione, dato che abbiamo un scorretaggio in Giappone, di fare anche un summer camp lontano dall'Italia, insomma, in oltreoceano. Ok. Ora ci concentriamo un pochino più su di lei, perché prima di assumere il ruolo di direttore generale era il responsabile del settore giovanile. Su quale basi, insieme ai suoi collaboratori, ha puntato per la costruzione di un settore giovanile efficiente? Ma dove puntare? Io credo che se c'è tanta volontà, c'è quantomeno un obiettivo o progetto, ecco, possiamo dire questo, tutto diventa più semplice. L'importante è dare delle linee guida. Quando si è partiti con Roberto Coretti, poi in un secondo momento con Mirko Bagnoli, ci siamo sempre chiesti quali potevano essere le esigenze per i ragazzi e quali dovevano essere le basi principali per noi per tracciare un tipo di lavoro. E ad oggi, diciamo, dopo 3 anni, tante di quelle situazioni che abbiamo cercato di fare, soprattutto di costruire, ci stanno dando delle soddisfazioni. Al di là dei risultati che poi comunque qualcuno dice lasciano il tempo che trova, però abbiamo visto che abbiamo aumentato le famiglie, abbiamo dei rapporti molto importanti, riusciamo a fare sociale insieme a loro, insomma abbiamo dato una linea ben precisa e questo progetto Academy credo che per noi sarà fondamentale anche per il futuro. Sappiamo che lei ha superato quest'anno con il massimo dei voti il corso da direttore sportivo a Coverciano. È stata sicuramente una grande soddisfazione, ma più doti di secchione oppure c'è un talento naturale? No, io credo che è stato un colpo di fortuna. Diciamo che ho fatto ridere qualcuno, però magari c'è stato questo bel voto, no? Al di là di tutto, io credo che se uno ha passione e ha voglia di fare le cose in un certo modo, deve sempre impegnarsi, soprattutto perché comunque deve rendere conto a chi ha dato la possibilità di avere questo ruolo e soprattutto deve cercare di avere delle competenze giuste. Sicuramente si sbaglia nel fare, nel dire e nel proporre, però ecco, per me questo è stato un percorso importante, perché ho cercato di capire come poteva essere un direttore sportivo, un direttore generale e soprattutto Mauro Lucarini come dirigente sportivo. Fa piacere essere uscito con un bel voto, ma adesso viene difficile perché i voti a volte non danno meriti e non fanno capire poi il valore della persona. Però l'importante è lavorare sempre nel modo giusto e rendere conto alle persone che sei disponibile a fare. Parliamo della prima squadra, parliamo soprattutto del lato che forse è meno sotto i riflettori, del lato sociale. Il Perugia Calcio quest'anno, in collaborazione con la Lega di Serie B, ha partecipato a tante attività sociali extracalcistiche, come un giorno per la nostra città, con la serie di eventi in cui il Perugia Calcio ha partecipato insieme alla Lega di Serie B.
Con quale approccio i giocatori hanno aderito e partecipato a questo tipo di iniziative? Ma, l'approccio è stato importante perché i messaggi del nostro presidente sono determinanti, il fatto di dire sempre le più volte che siamo una famiglia ha dimostrato che anche gli stessi giocatori hanno sposato questo progetto. In qualsiasi momento abbiamo chiesto qualcosa, soprattutto è stato chiesto per Marco, che ha organizzato molto bene queste manifestazioni della Lega, i giocatori hanno risposto presente, a volte siamo andati in numeri maggiori rispetto a quelli che ci chiedevano, proprio perché c'è molta sensibilità. Io credo che l'ambiente Perugia, soprattutto l'ambiente di questa città, di questa regione, coinvolge tutti, quindi dobbiamo dare tutto il nostro contributo. La Lega è brava perché su questo concetto ha sposato tante iniziative, quindi io credo che non ci sono segreti, c'è solo volontà, c'è passione e c'è quella parola che ripeterò sempre, che è la famiglia. Quando c'è un contesto di lavoro di questo genere è più facile. Direttore, lo abbiamo chiesto a tutti gli intervistati, il capitolo con i social network. Qual è il suo rapporto con questi nuovi mezzi, diciamo? Ormai non tanto nuovi, perché sono... No, assolutamente, però devo dire che ti ci porta, no? Il fatto di vivere quotidianamente con i vari Facebook, non a caso, ecco, da quando c'è l'acqua del Perugia, cerchiamo di conoscere ogni cosa, che magari anche a noi lettori ci sfugge, però ecco, l'occasione di entrare dentro a queste situazioni sono importanti, perché si creano gruppi, soprattutto anche il discorso Facebook, che noi con l'Accademy abbiamo riscontrato, che ha un grande successo, soprattutto in questi giorni dell'Accademy Gap, è fondamentale. È una cosa, come dicevi te, giustamente non recente, ma una cosa che è importante. Facciamo un po' il punto, è stato allenatore, responsabile del settore giovanile e oggi direttore generale. Qual è il segreto del successo nel mondo del calcio? Ma allora parto da una cosa importante, innanzitutto che sono stato fortunato, non so quanto durerà questa mia avventura nel calcio, è importante, però trovarti un giorno e sentirti dire di fare la cosa più bella che piaceva a te è stato emozionante, anzi confesso che nel periodo di Perugia ho sbagliato anche strada, quindi non è che c'è da nascondere queste emozioni. Io credo che non c'è un segreto, penso che bisogna rimanere se stessi, guardare sempre avanti, cercare di dare il massimo, fare più di quello che ti chiede la società, perché poi se fai la cosa più bella che hai sempre sperato di fare, credo che non abbia nessun segreto. Devi ringraziare solo chi ti ha dato questa possibilità e soprattutto rimanere sempre sul pezzo, perché dal giorno alla notte, come si dice, dovrebbe cambiare tutto, non è cambiato quando sei arrivato. Insomma, sul suo curriculum in 2 anni da direttore generale abbiamo una promozione in Serie B e un playoff. Quali sono gli obiettivi del mondo Perugia Calcio? Del mondo Perugia Calcio sono quelli di regalare, come dice il nostro presidente e come vuole tutta la famiglia del Perugia, la massima serie. Non ci possiamo nascondere perché è l'obiettivo principale della società e del presidente. Quindi adesso dobbiamo essere bravi a continuare questo trend. Mi ricordo che se eravamo in Grand Prix, siamo arrivati in Serie B. Abbiamo perso un playoff, quindi dobbiamo arrivare in Serie A. Questa è una scaletta che Perugiano e quindi la dobbiamo mantenere a tutti i costi, ma cercheremo di farlo nella stagione che adesso sta arrivando e è il risultato che Perugiano si deve. Direttore, è il momento dei saluti finali a tutti i tifosi del Perugia. Beh, è un saluto difficile perché c'è un rapporto troppo forte, perché devo dire grazie ai tifosi, devo dire grazie alla gente, devo dire grazie a tutte le persone che ho conosciuto perché mi hanno fatto sentire sempre a casa l'isola. Il saluto qual è? Il saluto è quello che abbiamo passato una stagione meravigliosa e
faremo il possibile per passare ancora più bella. Quindi a tutti auguro buone vacanze, perché è ora di staccare un po' la spina, però dobbiamo ricordarci di ritornare al campo sereni, tranquilli e soprattutto con il grifo nel cuore, come piace a noi. Grazie direttore, con Perugginità, appuntamento alla prossima stagione. Grazie a voi.